Ciao a tutte, me l'avete chiesto in tante e oggi provo a registrare un mi trucco con voi. Allora, trucchiamoci insieme, vabbè, chiamatelo come volete. Inizio con il flat perfection. Come vi ho detto, in questo periodo in cui fa tanto caldo e in cui sono già un po' abbronzata, io uso solo questo come base e il mio è nella colorazione Tan Neutral. Eccolo qui, che è perfetto per questo momento, insomma, in cui sono già un po' abbronzata. Lo metto con questo pennello di Zoeva, eccolo qui, che è del set Bambù. Vi faccio notare, l'ho comprato da poco, ma ha già il buchino. Lo stendo semplicemente come fosse una cipria su tutto il viso, semplicemente per opacizzare e come dire, uniformare le discromie, e ovviamente lo stendo anche sul collo in questo modo qui, perché il collo rimane sempre più chiaro. La mia base praticamente è già fatta. Procedo subito, anche se di solito si fa dopo gli occhi, con il blush, e io uso questo qui di Neve Cosmetics, che si chiama Liberty e che sto letteralmente adorando. Ne metto un po' sul tappino, eccolo qui, e sempre con il pennello da blush del set Bambù di Zoeva, vado semplicemente a prenderlo e nel frattempo sentite le mie cagnoline che abbaiano contro i loro nemici immaginari fuori in terrazza. Ecco qui, solo un leggero colore. Allora, di questo blush che ho ricevuto in una box la Cimpinessa, temevo molto il fatto che in questo blush appunto sono a vista presenti dei brillantini, che in realtà però una volta steso il prodotto sulle guance non si vedono, quindi non è un blush brillantinoso, cosa che io detesto, è semplicemente molto molto luminoso, ma non brillantinoso, quindi questa cosa mi piace molto. Allora, procedo con le sopracciglia e io uso questi due ombrettini qui di questa palette della Makeup Revolution che si chiama Disappear Till Tomorrow. E per stendere questi ombrettini, per riempire un po' le mie sopracciglia, perché come vedete qui e qui sono un po' vuote, uso questo pennellino che per me è, aspettate che ve lo inquadro bene, per me è assolutamente fondamentale, irrinunciabile, ed è un pennellino di Kiko ed è il 211. Io senza questo pennellino letteralmente non vivo. Allora, prelevo un po' di entrambi i colori, ma soprattutto del marrone leggermente più scuro, e vado a riempire il vuoto all'inizio delle mie sopracciglia nella parte verso il naso e continuo leggermente su tutto il sopracciglio. Come vedete, la stesura è estremamente rapida, e a me l'ombretto per riempire le sopracciglia piace molto come modalità. Non ne ho provate altre, a dire la verità, ma ad esempio le matite non mi ispirano, infatti non ho comprato quella di Neve, la Manga Brow, proprio non mi ha neanche tentato nell'acquisto. Mi trovo molto bene con questo metodo qui e quindi presumo che continuerò così. Come vedete, non le enfatizzo più di tanto, vado solo a riempire appunto i vuoti, perché comunque
le mie sopracciglia si vedono, ci sono, non sono due peletti. Ok, allora procedo con il trucco occhi. In questi giorni sto continuando a provare, e se mi seguite anche sugli altri social sapete che ho già bocciato senza possibilità di recupero due ombretti di questa palette, che è la Chocolate Bar. Ho già bocciato il rosa e il viola perché non sono per niente, ma per niente scriventi, soprattutto il rosa, ma anche il viola è proprio no, non che semo, come si dice da questa parte, proprio non ci siamo. Allora, primer occhi, io uso questo di Essence, l'Isle of Stage, che sapete essere uno dei miei preferiti perché è economico, è leggermente colorato, quindi mi uniforma tutte le venuzze, le discromie della palpebra. Ah, voi direte, ma non ti metti il correttore? No, non lo metto perché non ho correttori abbastanza scuri per l'abbronzatura che ho in questo periodo, quindi no, niente correttore, non ne ho, e non ho intenzione di comprare un correttore scuro solo per un paio di mesi, sì e no, in cui sarò un pochino più abbronzata rispetto al solito. Allora, stendo, uniformo bene e inizio. Allora, quale colore scelgo oggi? Oggi sono in vena di un trucco un po' scuro. Allora, vado a prendere questo ombretto qui, questo qui, e adesso vi dico anche come si chiama. Si chiama Gilded Ganache. Ok. Lo prelevo con questo pennello di neve, che non so come si chiami, non c'è neanche un numero, comunque è questo qui, a lingua di gatto, che è il mio pennello preferito in assoluto per l'ombretto. Infatti si vede, poverino, è anche abbastanza consumato, non ce la fa più. Realizzo oggi un trucco piuttosto intenso, ma molto semplice. Questo è una sorta di verde scuro tendente al marrone grigio. Facciamo che è così, perché non saprei come altro descrivervi questo colore. Quindi lo stendo su tutta la palpebra mobile e mi estendo anche leggerissimamente verso la piega. Adesso, con un pennello da sfumatura, e questo è in assoluto il mio preferito ed è un pennello della marca Royal Beauty, che io trovo nelle profumerie Beauty Star, questo qui è in assoluto il mio preferito, sempre da questa palette vado a prelevare questo colore qui, di cui vi dico tra poco anche il nome. Si chiama Semi Sweet, eccolo qui. Allora, ne prelevo un po' e vado a metterlo qui nella piega dell'occhio, e ovviamente salgo un pochino. Voi vedete qualcosa? Se mi sposto di qua magari vedete un po' di più. È la prima volta che registro un mi trucco con voi, quindi dovete avere un po' di pazienza, perché tra l'altro ho messo la videocamera in un posto che è proprio molto molto precaria. Ok, quindi lo stendo a partire dalla piega dell'occhio e lo sfumo in su in questo modo. Spero che lo specchio che ho davanti non mi faccia troppa ombra. Chissà se vedrete mai questo video. Allora, poi prendo un pennello a penne, questo qui è di Zoeva ed è il numero 200, lo vedete? 230? Eccolo qua, sì, 230. Vado a prelevare sempre il colore che ho messo prima sulla palpebra mobile e lo porto sotto in questo modo.
adesso prendo sempre un pennello neve, sempre viola, eccolo qui, a lingua di gatto ma più piccoletto, e vado a prelevare questo colore qui, sempre dalla Chocolate Bar, questo qui che si chiama Marzipan, che è un bellissimo colore champagne, molto luminoso, e lo vado a mettere qui sul condotto lacrimale. Mentre, aspettate che mi ero dimenticata questo pennello, che è sempre a lingua di gatto, però è più cicciotto ed è della Elf. Chissà se ha un numero, no, non lo vedo, vabbè, comunque è questo qui, vedete, è bello cicciotto. Con questo invece vado a prelevare questo colore qui, che è un illuminante, ma è opaco e si chiama White Chocolate. E quindi ne prelevo una generosa quantità e lo vado a posizionare qui sotto l'arcata sopraccigliare. Ok. Allora, per rendere il trucco un pochino più significativo, prendo la pastello occhi Ebano Brown della Neve Cosmetics e vado a tracciare una linea come se fosse l'eyeliner, però la traccio appunto marrone e non nera. Delineare l'occhio. Faccio una riga un po' spessa, non proprio sottile sottile. Bene. Detto questo, procedo con il mascara. Allora, come mascara scelgo il Lash Mania Reloaded di Essence, che è questo mascara qui di cui si piega lo scovolino, e ha questo scovolino qui fatto così in modo diciamo abbastanza come si dice, conico. E lo stendo generosamente sulle mie ciglia. Questo è uno dei miei mascara preferiti. Ecco, ovviamente mi sono sporcata. Metto solo sulle ciglia sopra. Come rossetto, cosa metto come rossetto? Allora, metto qualcosa di luminoso, visto che con gli occhi sono stata su tonalità abbastanza scure. Sulle labbra vado a mettere questa tinta labbra della Kiko. Questa è nella colorazione, non si sa perché non lo scrivono. Comunque, adesso lo vedrete, è questo colore qui che mi piace molto. È un rosino di cui non so cosa vediate voi perché mi sa che sono impallata dall'ombra dello specchio, ma tra poco ve lo faccio vedere più nel dettaglio.
Eccolo qua. Questo prodotto è piuttosto confortevole. In videocamera sembra quasi arancione, invece è rosa. Comunque, è piuttosto confortevole perché è morbido ma non appiccicoso. Quindi mi piace molto. L'ho preso in questa sola colorazione, non ne ho prese altre. Con i saldi non si sa mai che ci faccia un pensierino. E basta, questo è il trucco finito. Sono anche già un po' sudata perché fa un caldo becco. Eccomi qua. Vi saprò dire per quanto riguarda gli ombretti della Chocolate Bar che sto continuando ad utilizzare. Vi saprò dire presto cosa ne penso. Diciamo che a parte il rosa e il viola che ho già bocciato, gli altri non mi sembrano proprio malaccio. Diciamo che però per essere una palette così costosa mi aspettavo qualcosina di meglio. Comunque vi farò sapere la recensione più in là. Per il momento io vi saluto e vi rimando al prossimo video.